Siamo qui, siamo alle rovine di Laskjar, non so come sono tradotte in italiano. In ogni caso, ci poniamo tutti il problema a un certo punto dell'avventura di come entrare nell'Accademia. È fondamentale l'Accademia come luogo, perché è il luogo in cui veramente iniziano a crescere i caster, trovano gli oggetti, gli incantesimi, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo da qui. Vi consiglio davvero di iniziare da qui. Seguite me, arrivate al tempietto al centro, questa specie di tempietto di solito contiene oggetti oppure meccanismi di teletrasporto come questo. Scendete da cavallo e sbrigatevi, perché qui vi fanno fuori in un attimo. Bene, questo meccanismo vi teletrasporta a Raya Lucaria, cioè di fronte all'Accademia, non dentro. Lì c'è un altro punto di grazia, sbloccatevelo. Purtroppo la porta è chiusa. E qui arriva il problema: come la sblocchiamo? In realtà la località dove recuperare le chiavi per sbloccare la porta è su una mappa che trovate in quella, su questo tipo accasciato davanti alla porta. Bene, ve la controllate ovviamente nell'inventario, ma vi faccio vedere io dov'è. Ora riportatevi qui al quartiere del tempio, c'è poco altro. Bene, ora sempre dritti verso quelle rocce che vedete di fronte a voi, ma non ci andate dritti, affrontatele di lato, diciamo andate sulla sinistra di queste rocce, ok? State attenti, perché lì in mezzo avete una bella sorpresa, cioè un grosso cazzutissimo drago. Ora, quatti quatti, buoni buoni, ma senza troppo indugiare, perché questo vi fa fuori in un attimo nel momento in cui si sveglia. Andate a recuperare la vostra chiave, che è lì dietro. Sono vari oggetti, non vi preoccupate, perché il drago ci mette un po' per svegliarsi, un po' come me. Perfetto, ora a gambe levate richiamate il vostro cavallo e via. Tra l'altro c'è un altro punto di grazia, la salvezza sta nel raggiungerlo e resettare tutto ovviamente. Quindi fate questo percorso, andate qui in mezzo ed eccoci qua. Bene, punto di grazia raggiunto. E ora si arriva all'Accademia e come vedete ora potete entrare. Oh, mi raccomando, l'Accademia è piena di nemici che sono maghi anche loro. Per cui come caster dovete affrontarli in corpo a corpo. Cioè affrontare da lontano i maghi, che sono dei glass cannon, sono dei cannoni sostanzialmente molto fragili in corpo a corpo, molto potenti da lontano, non è intelligente. Quindi per esempio qui io ho un incantesimo che è questa spada di Cairn, credo si chiami, che è molto utile.